Fallito il tentativo di eliminare Madre, guarda la classificazione, ha gettato Diana in pasto agli squali. Sì. Jean-Claude, non ti agitare. Diana potrebbe essere andata a fare shopping, essere dal barbiere. Dal barbiere? Scusami, dalla parrucchiere. Diana è scomparsa. Me lo dice il mio sesto senso. Bravo. Di agente segreto. Di agente segreto. Mi manca quella sua appena accennata e particolare fluidità sessuale. Che cos'è che ti manca? Aia. Oh, madre! Si parlava del più e del meno! Sì. No, insomma... Tu menti! Mi tieni all'oscuro di qualcosa! Che dite? Ricordati, Jean-Claude, come ti ho fatto ti distruggo! Senza di me saresti uno spermatozoo senza arte né panza, gettato in un Kleenex! Oh, no, no, madre! Io sono una madre single! Spendo milioni per i tuoi omogeneizzati! Ma come? Omogeneizzati da anni! Sì! E sai come tiro avanti la baracca? No, come? Io non voglio saperlo. Facendo pubblicità. Non sapevo. I momenti migliori te li rubano le emorroidi. No, ma no! Oggi con la pomata Emorroidon basta fastidi e imbarazzanti pruriti. Emorroidon e appoggi il tuo DDR su un cuscino di fiori. Beh, lo fanno benissimo. Che orrore! Non siate dispersive! Cosa c'è? Sei il fallimento della mia esistenza. Il giorno in cui rimasi incinta di te. Aia. Ebbi una visione. Cioè? Una visione? Mi apparve in sogno la cantante Shania Twain. Shania Twain, quella là? Un po' passata. E mi disse una cosa che non dimenticherò. Ma chi, Shania? Cosa? Che cosa vi disse? Disse... La tua gravidanza durerà 9 mesi. Al termine dei quali partorirai un bambino. Una bambina. Ma madre, quindi... Quello poteva dire chiunque. Esatto. Assurda. Disse anche che avresti pianto la notte e che avrei speso una fortuna in pannolini. Sin qui non c'era bisogno di Shania Twain. Ma soprattutto mi disse Cosa? Man, I feel like a woman. No, Peppino Di Capri, Addirittura Grazia Deledda. Vabbè, che regia. Che c'è, Jean-Claude? Diana è scomparsa! Le è successo qualcosa di tremendo, lo sento! Diana era infida, Jean-Claude, con quei baffi, con quelle tette così disgustosamente sode. Vabbè, adesso... Io non ho tette così sode! Vabbè. Vuoi sentire? No, grazie! Mai mi convincette! Ma zia! Mi sono sempre chieduta dove tu potessi andare. Vabbè, magari un verbo. Ma non è un mistero! No? In una discotechina di Ibiza, molti Ibiza? Anni or sono! Ah, sì? Chissà che bell'incontro! No! 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 Ti chiami? No! Jean-Claude, tu? Romualdo! Romualdo! Molto figo questo completo, stato basso Sì. Veramente appetitoso! E se ci fidanzassimo, Jean-Claude? Vorrei, ma non posso presentarti a mia madre vestito così. Non preoccuparti, nella vita di tutti i giorni mi vesto così. Allora non c'è problema. Sarà accettatissimo. Quindi Diana si chiama Romualdo. Certo. Ma chi l'avrebbe figo, mai detto? Vero? Avrei preferito rimanere all'oscuro di anch'io. Questa storia. Sì, veramente imbarazzante. Ma perché, zia? Mi chiedo dove ci porterà questa teoria del gender. Ancora con sto gender? Ormai. Ricorda, Jean-Claude. Cosa? Un uomo è un uomo. Una donna è una donna. Sì. Aiuto! Così come un salmone è un salmone, e una trota è una trota. Sì, va bene, ok. Però... quando al ristorante ti servono una trota salmonata, alzati. Vattene senza pagare. Non ti stanno servendo una pietanza. Ma cosa? Ti stanno servendo la teoria del gender. Certo. Esso!
disse: zia mi ha dato della trota salmonata. Sì, in un certo senso. È tornato? Allora, che storia di Jean-Claude? Mi pare una cazzata. Ma come parla? Pensavo che non ti avrei mai più rivisto. Ma te pare, so sempre io, l'amore tuo. Renato, posso farti una domanda? Dimmi. Perché improvvisamente parli di romanesco? Perché? Tu sei di Gotham City. Io dubito che a Gotham City si parli romanesco. Anch'io dubito. Anch'io. D'estate i miei mi portavano al mare a Fregene. Ah, ecco. Ma puoi tornare a parlare italiano? Non si capisce. È italiano, mai. No, capire. Parlerò in italiano allora. Ecco, vedi. Mia Susina saporosa. No, no. Grazie, Renato. Vieni, abbracciami. Che? Che? Che è successo? Ho preso una storta. Oh, Renato, mi dispiace. Tu hai attentato alla mia vita. Ma no. È buio, hai preso una storta. Ma c'è Steffinisse ormai. Infatti. Sparisci per sempre. Ma perché ogni larga volta? Oh, Renato. Ma non ha fatto Renato niente. Ma vedi dannatela. No. Perché? Perché? Ah, eccola. Dove mi trovo? Qualcuno venga in mio soccorso. Il mio nome è Romualdo. No, cioè Diana. Infatti, è ancora vivo.